Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione nata in sinergia con il Consiglio regionale della Toscana. Parlamento della nostra regione che è tornato ad affrontare le conseguenze della crisi economica legata al coronavirus. Dal Consiglio regionale a tal proposito è arrivato il via libera a sostegni straordinari ai comparti economici più colpiti. Tre interventi a favore del sistema economico toscano per sostenere le imprese e i comparti più colpiti dall'emergenza coronavirus. Il primo dedicato agli operatori del sistema neve, poi un contributo straordinario per promuovere e valorizzare il settore del mobile e dell'arredamento. E infine risorse per la completa realizzazione degli interventi di miglioramento nella fruibilità dei cammini regionali. La proposta di legge è stata approvata a maggioranza, con 29 voti favorevoli e 2 contrari del Movimento 5 Stelle. Oltre 1 milione di euro di risorse importanti per i settori produttivi della Toscana e in particolar modo riguardano il settore sciistico, gli impianti, la neve ha sofferto, la montagna in un momento così delicato, 800.000 euro, uno stanziamento importante per andare a rifinanziare gli impianti, se penso anche al territorio di Siena, di Pistoia, le montagne della Toscana principali e non solo. Ovviamente risorse importanti per quanto riguarda il design, il mondo del mobile, il centro sperimentale del mobile di Poggi Bonsi è un'eccellenza ormai a livello nazionale, sarà volano dello sviluppo del design dell'arredamento per quanto riguarda la Toscana nel mondo con un finanziamento straordinario di 150.000 euro e poi oltre 200.000 euro a favore dei bandi, dei finanziamenti per quanto riguarda la legge sui cammini per quei progetti che i comuni avevano presentato ma non erano stati finanziati. Quindi si tratta di un pacchetto economico di 1 milione di euro sul quale daranno fiato alla nostra economia toscana. Siamo innanzitutto di fronte a un provvedimento che dal nostro punto di vista pecca per quanto riguarda appunto lo stile, quantomeno della normazione. Si è cercato di fare un unico calderone mettendo insieme settori diversi. Dal nostro punto di vista è chiaro che in questo momento in particolare ogni forma di sostegno economico che appunto sia messo in campo dalla Regione su certi tipi di settori ci vede favorevoli. Dall'altra però non possiamo che censurare questo tipo di frenesia normativa, mettiamola così. Da una parte sostegno al sistema neve, dall'altra ci mettiamo anche dentro il sostegno al settore del mobile e infine riusciamo a ritrovare alcune risorse per sostenere i cammini, quindi i progetti sui cammini dei comuni. È chiaro che di fronte, diciamo, a questo stile normativo, ecco, occorreva a nostro avviso una maggiore organicità, anche perché altrimenti si perde quell'intento che può essere sicuramente condivisibile di sostenere determinati settori. Qui è mancata, diciamo, una certa organicità e questo ci sentiamo di censurare. Quello che chiediamo è che si faccia attenzione su chi sono i destinatari di questi contributi. Ci sono imprese strettamente legate alla stagione sciistica, strettamente legate alla cosiddetta industria della neve, che sono rimaste chiuse e che hanno perso il 100% dei loro profitti. Ci sono altre attività, magari in zone più marginali, che vengono definite montagne soltanto sulla carta, che hanno avuto difficoltà ma non del 100%, quindi noi vigileremo su quelli che saranno destinatari di questi contributi, soprattutto cercheremo fin da domani di intervenire sulla Regione per alzare massimali, perché 10.000 euro a impresa sono una cifra troppo piccola per quanto ci riguarda e quindi cercheremo di intervenire in quella direzione. Speriamo che arrivi il prima possibile in porto la proposta di legge che come Fratelli d'Italia abbiamo presentato su riconoscere alla Betonio Cutigliano il ruolo di capitale toscana dello sport 2022, perché anche quello può essere un importante contributo per uscire nel dopo pandemia più forte possibile. Il settore neve sicuramente merita sostegno, però attenzione perché ogni anno, da quando almeno io sono all'interno del Consiglio, quindi sono 6 anni, vengono presentati dei contributi una tantum al sistema neve. E è l'ora, credo, a questo punto di cercare di promuovere una diversificazione anche del tipo di turismo e delle attività che vengono fatte, perché altrimenti si rischia di rincorrere sempre di più i proventi mancati di una stagione sciistica che per il clima diventa sempre più corta. I cammini regionali anch'essi hanno ricevuto negli anni spesso dei contributi e è giusto continuare a darli perché i cammini sono sicuramente una risorsa per il turismo lento in Regione Toscana che è valorizzata, pensiamo al cammino di Santiago di Compostela, può essere una grande risorsa sotto tanti profili, però bisogna anche vedere come vengono spesi questi soldi perché appunto questo non è certo il primo contributo.
assolutamente inspiegabile il contributo al centro sperimentale del mobile della provincia di Siena, 150.000 euro per un progetto di internazionalizzazione che in pratica non verrebbe nemmeno attuato dallo stesso centro, ma verrebbe in pratica appalmattato all'università, e soprattutto non si capisce l'arbitrarietà con cui è stato scelto di promuovere quel distretto piuttosto che altri. Consiglio regionale che è intervenuto anche in materia di energie rinnovabili. I contributi derivati dalla geotermia saranno stanziati direttamente ai comuni. La quota parte delle risorse derivanti dai contributi e destinata ai comuni geotermici sarà loro assegnata direttamente. Lo stabilisce una norma transitoria per garantire che questo accada nel periodo di tempo necessario alla trasformazione del consorzio COSVIG, società in-house della regione. La proposta di legge è stata illustrata in aula e approvata a maggioranza con 34 sì e 2 voti contrari del Movimento 5 Stelle. Si tratta di una norma transitoria riguardante la possibilità per i comuni geotermici, quindi tutti i comuni che ricadono nell'area della geotermia, di poter introitare le risorse che derivano appunto dalla geotermia per poter disporre di queste risorse da spendere e progettare e fare investimenti sul territorio. È una norma transitoria perché la Regione sta già lavorando e ci siamo dati un tempo al 31/12/2022 per ragionare con COSVIG, che è la società che si occupa della riscossione, in house, quindi far sì che ci sia una società gestita dalla Regione Toscana. Il tempo per gli approfondimenti necessario è un tempo piuttosto lungo, quindi si parla, come dicevo, del 31/12/2022. Nel frattempo la norma transitoria consente a quei comuni di poter beneficiare ugualmente delle risorse derivanti dalla geotermia. Sono due ambiti molto importanti nella nostra regione, perché sia quello della Val di Cecina sia quello della Miata sono due aree interessate che garantiscono alla nostra regione il 30% della energia sul nostro territorio, e questo potrebbe anche essere ampliato. È chiaro che qui in prospettiva dobbiamo anche fare un lavoro insieme positivo, perché la gara che dovrà essere prevista per il 2024, e se non si riesce a fare una gara, magari avere una proroga, sicuramente le concessioni devono avere una continuità, perché questo settore possa andare avanti e anche, perché no, crescere e svilupparsi, visto quello di cui stiamo parlando con le energie rinnovabili in Toscana. Sicuramente noi abbiamo una ricchezza molto importante, e ne parlavo anche con il sindaco Bagagini Piancastagnaio, piuttosto che con il sindaco Ferrini della Castelnuovo Val di Cecina, due aree molto importanti dove devo dire che tutti i sindaci sono uniti. È una battaglia comune anche per noi qui in Consiglio regionale. Capitolo comunicazione, via libera alle attività 2022 del CORECOM, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. Via libera al programma di attività del CORECOM, il Comitato Regionale per le Comunicazioni. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di risoluzione per sostenere le azioni in materia di diffusione della cultura digitale e di promozione di una navigazione consapevole e sicura attraverso il patentino digitale, oltre a iniziative di contrasto all'incitamento all'odio online. Il CORECOM svolge un'importantissima attività dal punto di vista delle controversie che gli vengono deferite in materia di telecomunicazioni, di comunicazione e informazione. Sono stati quasi 10.000 i casi risolti dal CORECOM negli ultimi anni, in questo anno, e altrettante si presentano come probabili in futuro. In più il CORECOM svolge un'importantissima attività informativa, educativa della cittadinanza. Il progetto più importante dal punto di vista della Quinta Commissione è quello senz'altro del patentino digitale, che si rivolge alle scuole, alle quali dedica 20 formatori preparati e strutturati nell'ambito delle attività del CORECOM per aiutare i ragazzi a maturare una consapevolezza nell'uso degli strumenti digitali, a metterli in guardia dai pericoli del frequentare l'ambiente virtuale e digitale, e soprattutto a farne cittadini consapevoli nell'utilizzo di questi strumenti che sono fondamentali, che sono importanti e che però possono essere anche insidiosi se non se ne conoscono i meccanismi o se non si è ben in guardia sui pericoli che possono venirne.
nell'ambito della discussione in commissione è emersa anche la proposta di costruire un'app per diffondere la conoscenza e l'uso del riferimento al Corecom nei cittadini toscani. Il presidente Brogi stava pensando a qualcosa di analogo, ha accolto la proposta della vicepresidente Bartolini e quindi siamo arrivati davvero alla massima soddisfazione, all'unanimità dell'approvazione del programma che poi è stato portato in aula e approvato a larghissima maggioranza. Questo Corecom può aiutare in tante controversie nei servizi di telecomunicazione e lo scorso anno addirittura ne ha risolte circa 10.000 e sono gratuite. Quindi è importante farlo conoscere e per questo ho presentato un ordine del giorno per far sì che si possa creare un'app gratuita con la quale i toscani possano interagire con il Corecom. Inoltre è ancora positivo il progetto che partirà nel 2022 sul patentino digitale. Saranno preparati 20 giovani per poter andare nelle scuole proprio per metterli in guardia, creare delle buone pratiche contro il bullismo e contro tutte le problematiche di violenza che ci sono sulla rete, sia per il discorso dell'odio, delle parole, ma anche per questo Squid Game che ultimamente sta prendendo piede tra i giovani, un gioco di una rete televisiva Netflix che crea grossi problemi di violenza ai bambini. Siccome i genitori non sempre riescono a parlare con i propri figli, bisogna che le scuole se ne facciano un po' carico e in questo anche il Corecom può darci una mano. Infine storia e cultura, la Biblioteca della Toscana compie 50 anni. La Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo compie 50 anni e li festeggia sbarcando su YouTube con un canale dedicato. Dal 2018 al 2021 sono stati registrati 24.000 accessi di cittadini alle conoscenze messe a disposizione dal Consiglio regionale. La biblioteca, nata nel 1971 in Palazzo Panciatichi, con una piccola collezione di testi giuridici ad uso degli utenti interni, dopo vari spostamenti si è ampliata nel 2002 con la donazione di circa 15.000 documenti. Nel 2015 si è unita alla Biblioteca della Giunta, dando vita ad un'unica grande struttura documentaria che diviene il punto di riferimento di tutto il patrimonio bibliografico della regione. Tante le monografie che abbiamo realizzato, tanti i documenti che mettiamo a disposizione. E più un cittadino conosce, più è libero. E credo che questo sia il grande valore di questo momento, che è un momento che però vuole guardare al futuro, che vuole lanciare iniziative nuove, lavorare tanto sul digitale, dare la possibilità anche da remoto il più possibile di avvicinarsi a tutto il materiale a nostra disposizione. Davanti a noi abbiamo lo sforzo di rendere ancora più moderno questo spazio di cultura. E dove c'è cultura e dove c'è conoscenza, c'è libertà. Si chiude qui questo nuovo appuntamento con la voce del Consiglio. Ricordiamo infine che è possibile seguire l'attività del Consiglio regionale della Toscana sul sito www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento a nostra compagnia.